Tedesco, Andrea Roncato, Katia Riccarelli, Alessandro Greco, e anche da noi, Raffaella Berghe, Rita Forte, e poi ancora questa sera, dopo il disegno di ballo su Canale 5, è andato a te, vedi Pino? C'hai sempre un domani, perché ti mettiamo con te. Mettiti con te. Allora, noi abbiamo, gli autori hanno chiesto ad alcuni dei nostri ospiti di raccontare una gaffa. Di scrivere, di raccontare una gaffa. Se mi portano un'urna, vedete, un vecchio secchiello che è rimasto al 31 dicembre, perché dov'è? Eccolo qua. È anche imbarazzante a vederlo per la sua povertà. Alessia, lei può rimanere qua, perché se le dispiace, perché non io sono le gaffe, e voi dovete dire chi è che ha fatto questa gaffa. Ma tutto il tempo che continua, fra voi, certo, fra voi. Allora, io lo leggerò, eccola qua. Allora, decide questa persona, chi è la persona, lei è una donna, chi lo può aver detto fra di voi, cliccate chi? Lucrezia, no, non l'ha detto Lucrezia. Raffaella, chi? Non l'ha fatto la Badesco? La Forte, no. Chi l'ha fatto? Una donna? La Catalenica, che mi viola. Sì, la fa, è la gaffa di Tiziana Forte, sì. Francesco De Gregori, quindi che non era un suo compagno di scuola. Chi è che ha fatto questa gaffa? Un uomo qui presente? Chi dici? Lippi? No, chi l'ha fatto? No, non Lippi. No, non Luca. Massimo Lopez, sì.